un'azienda diffusa su tutto il territorio regionale con 6 depositi dislocati in tutta la Lombardia e un asset di oltre 430 convogli che fanno servizio su tutte le linee. Per gestire questa complessità la tecnologia ci viene in aiuto. Quest'anno abbiamo adottato una nuova piattaforma digitale per la semplificazione e la digitalizzazione di tutto quello che è il check-in della logistica e la gestione dell'arrivo dei materiali nei depositi. Ne parliamo con Marco. Il progetto NextOne nasce con un chiaro obiettivo, quello di gestire e tracciare i flussi su tutti i magazzini Trenord, delle merci in consegna e dei ritiri. Il progetto parte da dicembre 2020 con una prima fase di test e termina a febbraio 2021. Diventa operativo il 1 marzo 2021 e viene esteso a tutti i fornitori che dal 1 marzo devono prenotare la consegna presso il nostro portale. Con il lancio del progetto NextOne, tutti i magazzini hanno la possibilità di gestire le prenotazioni e quindi avere una completa schedulazione delle consegne della giornata in corso. Ogni operatore che è abilitato l'accesso al portale, nella dashboard trova 4 punti salienti. Nel primo punto trova le anagrafiche, le richieste di visita da valutare, quindi possono essere accettate, posticipate o addirittura rifiutate qualora la richiesta non sia inserita correttamente. Nel terzo punto ci sono le visite in attesa, quindi le visite in attesa ci fa vedere nella giornata in corso cosa il magazzino ha in previsione di ricevere. Quando un trasportatore accede all'impianto per consegnare, c'è la procedura di check-in, registra in tempo reale che quel fornitore tramite il trasportatore è venuto a consegnare presso il nostro magazzino. Una volta effettuata tutta l'operazione di scarico, l'operatore torna al PC e fa la procedura di checkout. In quello stesso momento avviene una cosa molto importante, viene timbrata digitalmente il DDT e viene inviato in tempo reale al fornitore per attestare che quella merce è stata consegnata in quell'esatto momento. Tutti questi documenti finiscono in un archivio associato al portale NextOne che si chiama Pandora.